Niente, innanzitutto un saluto a Danny che ci ha lasciato, questo è doveroso, è un ragazzo che sta con noi e sicuramente... Detto così pare brutto, se gli facciamo un applauso. No, abbiamo fatto una scelta tecnica che è venuta questa possibilità di avere Samardo e ogni tanto si fanno delle scelte tecniche per il bene della squadra, penso che lui l'abbia capito, con noi si è comportato sempre bene, perciò è un saluto e un ringraziamento sicuramente. Prego. Allora coach, lei non piace mai parlare delle partite della settimana precedente, però bisogna tornare soltanto su quelle amnesie. Lei pensa che se quell'istante play fosse stato convalidato la partita sarebbe stata diversa intanto, e se questa settimana avete lavorato, questa è una provocazione, sulle rimesse, perché non è la prima volta che... Non è la prima volta che le sbagliamo. Beh, sicuramente sulla faccenda dell'estate play la società ha detto quello che doveva dire. Allora vi faccio la domanda: la partita andava vinta prima di quell'istante play, probabilmente, senza arrivare al punto? Probabilmente sì, però certe volte succede che vinci una partita anche in situazioni insperate, per dire, come è successo la partita che abbiamo vinto a Pesaro, era una partita quasi persa, poi siamo riusciti a metterla in piedi e l'abbiamo vinta ai supplementari. Perciò quel che è passato è passato, è logico che, voglio dire, noi volevamo fare meglio, non ci siamo riusciti per una pessima difesa, diciamo così, specialmente una pessima difesa uno contro uno, troppo facile. E questo è un po' il nostro problema, con il problema dei rimbalzi, lo sappiamo. Questo adesso vediamo se con Samardo riusciamo ad aggiustare la situazione dei rimbalzi. Della difesa è un problema sicuramente molto individuale. Abbiamo dei giocatori che sono dei buoni difensori e anche loro non hanno difeso come sanno fare, però dobbiamo avere più responsabilità dell'uno contro uno, poi il resto è una conseguenza, non può essere che siamo saltati così facilmente, questo è il problema. Una, due, tre me ne hai fatte. Due insieme. Troppe. Io una semplicissima, così riassumiamo il tutto. Quando arriva un nuovo giocatore, così come quando arriva un nuovo allenatore, c'è una sorta di spinta emotiva. Adesso immagino che Samuels non è che abbia da dire niente o da spiegare qualcosa ai suoi giocatori. Come intendete utilizzarlo, integrarlo? Perché qui a Brindisi adesso lei ha fatto la battuta, è arrivato Michael Jordan. Qui a Brindisi si aspettano che Samuels salvi tutte le situazioni in cui la sua squadra ha fatto vedere magari qualche lacuna. Come pensate di integrarlo? Minutaggio, tipo di gioco, perché cambiare un sistema di gioco dall'oggi al domani, quando magari dare una palla in post basso era un evento, non è che si organizza così d'amblè. Beh, sicuramente innanzitutto vediamo oggi il primo allenamento, ci dà una visaglia delle condizioni in cui è, questa sarà la cosa importante. Sicuramente ha fatto l'ultima partita a dicembre, non è una cosa facile, anche perché per struttura, avete visto che struttura ha, non è uno che in due o tre giorni si possa mettere in condizioni. Come giocatore, penso che non stiamo a discutere questo, è un giocatore sicuramente che ci aiuterà con dei blocchi fatti meglio, sicuramente, e poi con questo gioco che appoggeremo un po' di più la palla sotto canestro rispetto a quello che dicevamo. Logicamente abbiamo anche usato Carter e Amat sotto canestro ogni tanto per cercare di dare un po' di profondità al nostro gioco. Però non è detto che bisogna giocare sempre 40 minuti in una stessa maniera, è logico che abbiamo un giocatore dalle caratteristiche ben precise, cercheremo di usare quello che sa fare meglio.
Le faccio un'altra, l'ultimissima veramente domanda. Un allenatore si immagina la sua squadra, no? Lei ha così come ha fatto Allegri quando ha messo tutti gli attaccanti, ha pensato di far giocare Samuels, Carter, Baillé tutti insieme, magari anche per un minuto per vedere come va. Guarda, adesso sembra una banalità, ma ci ho pensato mentre arrivavo. Gli ho detto, voglio vedere se metto questi tre giocatori abbiamo problemi a rimbalzo ancora. No, ci ho pensato questo. Magari sul contropiede qualcosina, però voglio dire, è un Beh, ma ci hai pensato seriamente? No, ci ho pensato seriamente. È logico che la pallacanestro rispetto a una volta sta andando in un modo al contrario, che la gente accorcia sempre di più, si gioca sempre più con i piccoli, sempre meno con i lunghi. Però cercheremo di fare di quello che abbiamo. Ok. C'è altre domande? Sei offeso, che sto facendo perdere il campo. Lo dico anche lei giocatore. Coach, situazione di Fermerino, ho visto ancora ieri fermo sia il capitano che Donzelli. Pensi di recuperare qualcosa di lui? Beh, Donzelli no. Il capitano ieri Spangler ne ha fatto il primo allenamento. Di Cardillo vediamo che cosa riesce a darci senza che abbia problemi. Ma Cardillo cosa di preciso? Il ginocchio? Ma io non so se posso dire queste cose. Vabbè, un problema, un'articolazione, non vogliamo sapere la diagnosi. Ha un problema. Non riesce a correre. Gli dà fastidio. Okay. Beh, si fa apposta. Ha un fastidio generalizzato. E domenica arriva Avellino, tra i quali ci sta anche l'ex Logan, che tu immagino che conosca molto bene. Sì, l'ex mio Logan, e poi c'è Zerini, che è il vostro ex. Bella serie di ex. Che partita pensi? Il problema di questa partita è che sembra che Avellino sia uscita, passato un momento di crisi legata al problema della Coppa, perché quando poi si gioca la Coppa e si inizia ad avere qualche infortunio, ha avuto sicuramente un calo, sembra che ultimamente dalle ultime due partite ne siano usciti, gli mancherà ancora Ragland, ma hanno Logan, che però perciò non è che perdano moltissimo sotto questo aspetto. È una squadra tra quelle titolate per andare a giocarsela contro Milano, era la più accreditata in questo lotto in cui dicevamo all'inizio del campionato Avellino, Reggio, Venezia e Sassari. Per ora, con il rientro magari anche di Raga nel futuro, sicuramente ha aumentato le rotazioni e la pericolosità. Una squadra d'alta classifica. Il problema è che noi per ora non abbiamo battuto nessuna di alta classifica, solo Sassari. Perciò bisogna fare una partita importante. È logico che noi dobbiamo fare qualcosa di meglio sicuramente in difesa, e è logico che giocare contro una squadra così, fare uno sprazzo non decisivo con dei giocatori che ci troviamo contro, può essere interessante. Magari contro altre squadre riusciamo sempre a giocare. Il problema è non avere queste pause che abbiamo ogni tanto. Meno Avellino in casa, a Sassari e poi con Milano dopo Pesaro. Sembrerebbe proibitivo pensare ai play-off, però. Voglio dire, il problema della pallacanestro in tante situazioni ci ha insegnato che non sempre la più forte sulla carta vince, e noi andiamo avanti su questo. Giochiamo in casa, abbiamo il dovere di giocare meglio e di cercare di battere questa una delle squadre più titolate da arrivare in fondo. Ciò vuol dire, intanto pensiamo ad Avellino, poi dopo Avellino penseremo a Sassari, però Avellino vuol dire che abbiamo già le mani piene, perciò vuol dire bisogna fare una super partita, non basta una buona partita. Grazie mille. Finito? Simone, le nostre domande? Io non mi farò una domanda. Sì, prego. E chi è? Di che giornale? Prego. Faccio i lavori, però da tifoso, senza entrare nelle problematiche tecniche. L'allenatore ha la percezione che fuori casa, in termini di carattere e di cattiveria, cadono rispetto a quando giocano in casa? Non so se qualche giocatore sì. Ed è veramente un peccato.
giocare, perché essendo professionisti dovrebbero essere più cattivi e più maliziosi. E no, ma ci sono certi giocatori che non sentono la differenza tra casa e fuori e qualcuno la sente particolarmente. Noi siamo stati abituati negli anni a sentire che era un problema di gioventù, nel senso che i giocatori giovani dovevano essere formati nel carattere, lei è d'accordo? Oppure è proprio questione di DNA, al di là della... Io penso che il carattere è il carattere, cioè uno... O ce l'ha o non ce l'ha. Può avere 18 anni e avere una mentalità proprio di sfida che ce l'ha dentro. Ci sono certi che ce l'hanno e certi che non ce l'hanno. Questo la storia l'insegna, voglio dire... La sfida di Gentile, che aveva 17 anni, ce l'aveva, non era una questione di esperienza, stiamo parlando di un giocatore che ha talento, però voglio dire, la faccia tosta di questo, giocare in casa o fuori, certi giocatori ce l'hanno, certi no. Però giochiamo in casa. Grazie mille.